Ciao a tutti, siamo a San Cassiano di Piubega, in provincia di Mantova, dove c'è l'unico monastero buddista Theravada cambogiano in Italia. Siamo qui per il Capodanno buddista, per il cambio dell'anno del coniglio a quello del drago. Qui vicino a noi abbiamo la nuova Eletta, la presidente dell'associazione buddista cambogiana. Benvenuti, grazie per essere qui. Mi chiamo Kim Michelle, sono la nuova presidente dell'Associazione Cultura Cambogiana in Italia. Oggi siamo nell'anno 2568, che è l'anno del drago, passando dall'anno 2567, l'anno del coniglio. La giornata di oggi è composta dalla donazione del riso al monaco, la preghiera per gli antenati per il Buddha, il pasto comune e il corteo intorno alla bandiera. Grazie per essere venuti. Io sono padre Franco Legnani, in Cambogia dal 1994. Prima volta che sono qua e vedo partecipo al Capodanno cambogiano qua in Italia. Io invece sono padre Luca Bolelli, sono anch'io missionario del PIME. In Cambogia dal 2007, tutti gli anni vengo, da 5 anni a questa parte, a quando sono in Italia vengo sempre, perché è bellissimo, è veramente bello, sembra di essere in Cambogia. Non hai. In questo momento i fedeli buddisti stanno facendo l'offerta ai monaci, l'offerta del riso e dei soldi, che precede poi la preghiera che ci sarà in pagoda. Dentro la pagoda sono già stata fatta l'offerta del cibo. In Cambogia si mangia il riso bianco e separato dal cibo, per questo che adesso viene offerto il riso bianco, non c'è come il curry o queste cose del genere. E più monaci ci sono, più la festa ha valore. E le donne non devono toccare il monaco, perché sennò lo renderebbero impuro. Vedete come stanno lontane, proprio evitano di toccarlo. E si tolgono le scarpe. Se possono, in Cambogia si sarebbero tolti le scarpe, qua che freddo le tengono. Sì. E questo è un gesto che possono fare anche i non buddisti, eh? È un gesto che fanno anche i cristiani quando i monaci. Questo di fatto è una scena che si vede tutti i giorni in Cambogia la mattina. La mattina i monaci girano per i villaggi, per le strade, e raccolgono il riso come offerta. Sì, l'offerta di cibo, in modo da acquistare anche meriti per loro, per la famiglia. Acquistare i meriti. Il riso che hanno cucinato alla mattina presto e portano a casa, da casa lo portano il monaco. Questi bambini sono vestiti con i vestiti tipici, vedi, tradizionali, sì, che si usano però solo nelle feste. Non vedi più nessuno andare in giro così. Anche le donne, è un abito molto elegante che si usa solo durante le feste. E le donne hanno questa sciarpa, tipico è questa gonna molto elegante, la camicia e la sciarpa, e sono i tre elementi tipici dell'abito cambogiano femminile. Invece gli uomini hanno vestiti molto occidentali. No? Alcuni non hanno le scarpe come si fa in Cambogia. Allora, qui vediamo dei segni del Buddha, il Buddha bambino appena nato, che indica l'alto in Nirvana, il Buddha in meditazione. Prasantiya mencasom, prasantiya mencasom.
Che cosa ha fatto adesso? Adesso manda che spiegato su spirito morti, tipo nonna, papà, mamma, qualcuno che è morto, famiglia. Santa. Chi è questa? Santa Buddha. Vieni da sinistra però. Come on, 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 come on